il computer è uno strumento di cui oggi difficilmente si può fare a meno. Accresce le risorse ed estende il campo di azione dell'uomo, soprattutto permettendogli di collegarsi in tempo reale con ogni parte del mondo. Però, se non viene utilizzato correttamente, può a lungo andare provocare alcuni disturbi. Perciò è importante imparare ad utilizzarlo nel modo giusto. Stiamo vedendo tutto ciò che non va e che un operatore non deve fare in un posto di lavoro con videoterminale. Non vi è alcun rispetto per l'ergonomia. Perché non cambiamo il sedile, tanto per cominciare? Molte cose però ancora non vanno. Lo schermo, per esempio, è troppo vicino. E così va meglio, ma ci sono dei riflessi. E la luce della finestra negli occhi. La posizione del tavolo ora va bene. E non ci sono più riflessi. Ma la tastiera così non va. Sistemiamola meglio, creando uno spazio per l'appoggio dei polsi. Regoliamo bene contrasto e luminosità del monitor. Ed ora, prima di iniziare il lavoro, ci sembra indispensabile fare un po' d'ordine. Ecco, così è proprio tutto a posto. Osservando ora il nostro posto di lavoro, vediamo che uno degli elementi fondamentali è il sedile. Lavorare seduti è comodo, ma un lavoro sedentario non è certo l'ideale per la colonna vertebrale, che ha bisogno di movimento per rimanere efficiente. Ecco perché il sedile giusto ed una corretta posizione assumono grande importanza. Sappiamo che la colonna vertebrale è l'asse portante del nostro corpo ed è sostenuta da muscoli e legamenti. I dischi intervertebrali consentono il movimento della colonna, sopportano il peso del corpo e funzionano da ammortizzatori. Se restiamo a lungo in una posizione scorretta, il carico sui dischi ne farà diminuire l'elasticità, mentre la compressione delle terminazioni nervose ci causerà dolore. Invece, tenendo la schiena eretta, possiamo ridurre notevolmente gli effetti negativi dell'attività sedentaria. Il sedile deve avere una base a ruote del tipo a 5 razze, antiribaltamento, e deve potersi regolare in altezza. Altri requisiti riguardano lo schienale, con inclinazione regolabile e dinamico per seguire i movimenti dell'operatore, con regolazione dell'altezza e con un efficace supporto lombare. È opportuno infine che il piano del sedile abbia la giusta imbottitura e un profilo smussato per non ostacolare la circolazione sanguigna. Anche le gambe contribuiscono a mantenere una corretta posizione. E a questo proposito, coscia e gamba devono formare un angolo di circa 90 gradi. Una buona regola è quella di muovere le gambe e alzarsi di frequente e, perché no, fare qualche semplice esercizio di rilassamento. Stando seduti, poggiamo comodamente i piedi sul pavimento e, se necessario, ricorriamo a dei poggiapiedi. Vediamo ora quali sono le caratteristiche di una corretta postazione con il videoterminale. Innanzitutto, il tavolo deve essere stabile, con la superficie di colore chiaro, non lucida e quindi poco riflettente. Le dimensioni devono essere adeguate al tipo di lavoro da svolgere. La profondità deve consentire, soprattutto, di mantenerci alla giusta distanza dallo schermo per salvaguardare gli occhi. Da alcuni schermi più grandi può essere talvolta opportuno tenersi ad una distanza maggiore. Il piano di lavoro deve essere alla giusta altezza. Lo spazio sottostante deve consentire un agevole alloggio delle gambe, anche semidistese, mentre il posto di lavoro, nell'insieme, deve permettere libertà di movimento all'operatore.
Per non essere abbagliati dalla luce diurna, non dobbiamo trovarci con le finestre di fronte oppure alle spalle. La disposizione corretta della postazione è di 90 gradi rispetto alla superficie delle finestre. La luce diurna ha forti oscillazioni, per cui, dovendo provvedere a schermarla, la soluzione migliore è quella di impiegare tende regolabili. Il corretto orientamento del posto di lavoro diventa problematico nelle stanze d'angolo con finestre su due lati. Uno di questi deve perciò venire oscurato. Bisogna evitare anche i fastidiosi riflessi sullo schermo dovuti alla luce artificiale. A questo scopo, i punti luce non dovrebbero mai trovarsi direttamente sopra il piano di lavoro, ma disposti lateralmente. Sulla nostra scrivania vediamo che la tastiera è mobile, indipendente dal monitor, e che la sua inclinazione si può regolare. Per un lavoro più confortevole dobbiamo riservare il giusto spazio sia alla tastiera che al mouse. Per quest'ultimo sarà meglio utilizzare un tappetino piuttosto sottile. Esistono vari tipi di mouse e i modelli più recenti sono progettati per ridurre l'affaticamento dei nostri polsi. Non teniamo la tastiera sul bordo del tavolo, perché così sottoponiamo i polsi ad una fatica supplementare. Dobbiamo considerare che, lavorando in posizioni non corrette, i tendini e i muscoli delle mani, dei polsi, degli avambracci e delle spalle vengono sollecitati eccessivamente. Le conseguenze sono indolenzimenti, formicolie alle dita e possibili infiammazioni ai tendini. In una posizione corretta, il braccio e l'avambraccio devono formare un angolo di circa 90 gradi. Questo è condizionato naturalmente ad un buon appoggio della schiena. Anche quando si lavora la tastiera è opportuno fare qualche pausa ed eseguire degli esercizi salutari per i polsi. Vediamo ora qual è il modo corretto di porsi davanti ad un monitor. Innanzitutto bisogna valutare la distanza dallo schermo, che deve variare fra i 50 e i 70 cm. Evitate di lavorare troppo lontano o troppo vicino, i vostri occhi ve ne saranno grati. La direzione dello sguardo deve passare appena al di sopra dello schermo. È sufficiente così abbassare gli occhi senza muovere troppo il capo, evitando di affaticare i muscoli della nuca. In alcuni lavori, come nella copiatura di documenti, è molto utile l'impiego del leggio. In questi casi, per risparmiare agli occhi un continuo cambiamento della messa a fuoco, è conveniente che lo schermo e il leggio siano equidistanti da chi lavora. Abbiamo visto che la disposizione ideale del posto di lavoro è di 90 gradi rispetto alla superficie delle finestre. Ma è soprattutto lo schermo che deve essere orientato in tal modo. Quando poi vi sono le condizioni di illuminazione giuste, potendo regolare il monitor in orizzontale e in verticale, si elimineranno i riflessi residui. Il monitor deve possedere anche altre caratteristiche che permettano di bilanciare la luce ambiente, e cioè regolazione del contrasto della luminosità, stabilità delle immagini, caratteri nitidi e ben leggibili. L'impegno di gran lunga maggiore è sostenuto dai nostri occhi, soggetti a disturbi che vanno dalla generale stanchezza per la lettura, al bruciore, alla lacrimazione, all'annebbiamento della vista. Chi usa lenti correttive risente maggiormente di tutto questo. Avere una buona vista è certamente utile. Chi è meno fortunato non trascuri mai, è bene sottolineare mai, di usare gli occhiali. In ogni caso, per alleviare la fatica degli occhi, conviene distogliere ogni tanto lo sguardo dallo schermo. Suggeriamo un piccolo ma importante accorgimento. Tenete sempre puliti sia gli occhiali che lo schermo del monitor. Per chi utilizza abitualmente il video terminale, cioè per almeno 20 ore settimanali, le norme di legge prevedono la sorveglianza sanitaria con visite preventive e controlli periodici.
Chiunque accusi disturbi visivi può però richiedere in ogni momento di essere sottoposto a controllo oculistico. Stiamo parlando di un lavoro estremamente sedentario. Dobbiamo perciò approfittare di qualunque occasione per muoverci. Possiamo, per esempio, telefonare anche stando in piedi. Oppure, se dobbiamo andare ad un altro piano dell'edificio, possiamo benissimo rinunciare all'ascensore, almeno qualche volta. Oltre a queste piccole accortezze, per mantenere tonici i muscoli è senz'altro indicata una regolare attività fisica. Quando si deve operare per almeno 4 ore consecutive al video terminale, la legge prevede alcune pause, che sono di 15 minuti dopo 2 ore ininterrotte di lavoro. Durante le pause sarà meglio non continuare ad impegnare gli occhi, per esempio leggendo. Possiamo invece dedicare qualche minuto ad esercizi di rilassamento, come quelli che vediamo, decisamente consigliabili e salutari per la colonna vertebrale e per i muscoli della nuca, delle spalle e della schiena. I disturbi associati all'uso del video terminale possono essere ridotti o eliminati grazie ad un'efficace organizzazione del lavoro. È necessario, fra l'altro, limitare il più possibile la ripetitività e la monotonia programmando un'attività di tipo misto, con frequenti cambi di mansione. Questo è particolarmente importante per alcuni lavori, per esempio quelli che richiedono una digitazione veloce e prolungata, come l'inserimento dati, oppure quelli in cui l'uso del mouse è costante, come accade nell'attività di grafica. Alla scelta del software, che dovrà essere adeguato alle mansioni da svolgere, bisogna dedicare un'attenzione particolare, perché a volte lo stress è dovuto alla continua evoluzione della tecnologia. Di conseguenza, per prevenire l'affaticamento mentale, è necessario che gli operatori ricevano un'appropriata formazione. Comunque, trovandoci in difficoltà, possiamo sempre chiedere aiuto alla funzione di guida contenuta nel software. Ricordiamo ora quegli aspetti fondamentali per la prevenzione legati alla progettazione dell'ambiente di lavoro, aspetti che vengono troppo spesso trascurati. Abbiamo già detto che l'illuminazione, sia naturale che artificiale, deve essere sufficiente e uniforme. Bisogna aggiungere che quella artificiale va predisposta in modo da consentire lo svolgimento di lavori differenti nello stesso ambiente. Sono senz'altro da evitare le fonti di luce diretta e senza scrematura, impiegando piuttosto plafoniere con griglie antiriflesso oppure sistemi di tipo misto con luce diretta e indiretta. Gli arredamenti e le superfici dei locali devono avere una scarsa capacità riflettente per non generare contrasti e riflessi nel nostro campo visivo. È meglio quindi escludere le superfici lucide, i colori troppo scuri e il bianco. Nell'ambiente ufficio occorre che i rumori siano sempre attenuati, così da permettere la concentrazione necessaria per lavorare al video terminale. Le fonti di rumore vanno quindi eliminate. Le apparecchiature più rumorose dovrebbero essere sistemate in locali separati oppure insonorizzate. E non è poi così difficile evitare di parlare a voce troppo alta. Forse gli unici rischi di natura infortunistica derivano dai cavi e dalle prese volanti che troppo spesso si vedono attorno ai videoterminali. Attenzione all'elettrocuzione e anche a non inciampare in questi cavi. Riepiloghiamo infine con queste immagini le situazioni e le condizioni necessarie per poter svolgere correttamente il nostro lavoro al videoterminale.
Probabilmente siamo tutti d'accordo sul fatto che prevenire è meglio che curare, ma molto spesso rimaniamo legati a vecchie abitudini e a convinzioni sbagliate. Proviamo invece a mettere in pratica ciò che abbiamo detto, e i benefici non si faranno attendere.